Ben ritrovati con la nostra informazione dal Piemonte e dalla Liguria. In primo piano la cronaca con gli sviluppi sul delitto dell'altro ieri nel Torinese. I carabinieri hanno arrestato due persone, padre e figlio, residenti nel Canavese, poiché ritenute responsabili dell'omicidio di Gabriele Raimondi, 47 anni, di San Giusto, colpito all'addome nel corso di una sparatoria avvenuta fuori da una villetta di Montalenghe, durante la quale è rimasto ferito un carabiniere. Il movente è da ricondursi a dei dissidi di carattere economico emersi in ambienti criminali. Nell'arco di 2 giorni i carabinieri del Comando Provinciale di Torino, coordinati dalla Procura di Ivrea, hanno risolto il mistero della sparatoria. La vittima è morta all'ospedale CTO di Torino, dove era stata trasportata per shock emorragico. Il carabiniere ferito, un brigadiere colpito al gomito, è stato sottoposto ad intervento chirurgico per rimuovere alcune schegge del proiettile. Il comandante provinciale dell'Arma, il colonnello Emanuele De Santis, si era recato in ospedale subito dopo la sparatoria per sincerarsi delle sue condizioni. Restiamo a Torino e comunque su Torino Caselle in aeroporto perché c'è stato un blitz della polizia proprio negli uffici di Avia Partner, una delle società che fornisce servizi a terra alle compagnie aeree. Sono state eseguite delle perquisizioni su richiesta della Procura di Torino, dove, secondo le prime informazioni, è stata aperta un'indagine su fatturazioni irregolari per lavori non eseguiti. La Sagat, società di gestione dello scalo di Caselle, non è interessata dall'operazione. Avia Partner opera invece in numerosi aeroporti in Italia e nel mondo. Altre notizie di cronaca, ci spostiamo nell'Alessandrino, il paese di Ponzone è sotto shock per la morte improvvisa di Renzo Barbieri, l'autista 51enne morto dopo un volo di 30 metri a Loazzolo, nell'Astigiano. Sabato scorso viaggiava a bordo del suo camion, aveva rifornito le zone della Val Bormida in crisi idrica, ma per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato sul greto del fiume Bormida. L'autotrasportatore, molto noto in paese, oltre a collaborare con la multiutility alessandrina AMAG, aveva anche una sua ditta. Conosceva bene quelle strade. Renzo Barbieri viveva nella frazione Abasse di Ponzone con la moglie Daniela Olivieri. La magistratura ha disposto l'autopsia sulla salma. E lo scorso fine settimana, all'età di 92 anni, è venuto a mancare Gino Gemme del mitico bar Baleta ad Alessandria, personaggio fra i più popolari e più amati della città. Gino Gemme era stato il proprietario di questo bar che ricordava più un club di stile inglese, passato alla storia anche perché per inspiegabili o logici motivi era frequentato solo da uomini, pur non essendo esplicitamente vietato alle donne. Dopo la morte del primo Baleta, Papa Carlo, qualche anno fa era stata avanzata la richiesta di intitolare la centralissima via al ricordo del luogo dove generazioni di alessandrini sono stati svezzati. Oggi che anche il figlio Gino, ultimo gestore del bar, è mancato, sui social avanza la richiesta di intitolare almeno la prima parte del vicolo a Baleta. L'idea è già stata condivisa da moltissime persone, anche perché forse Baleta, anche se chiuso da anni, resta ancora oggi il bar più famoso della città. Sono almeno due i libri che raccontano le avventure di Baleta e dei personaggi che lo frequentavano. Lo stile è quello del film Amici miei. Qualcuno nel suo post su Facebook ha definito Gino Gemme come un pilastro della città di Alessandria. Stasera alle 19, nella stessa chiesa di via Alessandro III, si terrà il rosario. I funerali saranno domani mattina, martedì alle 10. Nella chiesa parrocchiale di Sant'Alessandro e ci si può scommettere che saranno veramente tanti gli alessandrini che renderanno omaggio al più amato dei baristi. Cambiamo argomento, ancora poche rifiniture, poi il nuovo quartiere delle Aie di Ovada sarà ultimato. Intanto sono stati aperti nuovi accessi pedonali di collegamento con tutto il centro storico. Sentiamo Fabrizio Mattana.
Fino ai primi anni 2000 così si presentava il quartiere delle Aia d'Ovada. Case fatiscenti, sterpaglie e rifiuti. Insomma, non certo un bel vedere nel cuore del centro storico della città. Fino a quando, grazie ad un noto gruppo imprenditoriale con a capo l'architetto Andrea Lanza, le ruspe misero fine al degrado, dando il via alla rinascita di quello che ora è diventato uno dei più ambiti e pregevoli rioni di Ovada. I lavori, svoltisi pressoché ininterrottamente malgrado la crisi economica dell'ultimo decennio, oggi sono arrivati ad una svolta. Nuove palazzine sono sorte dove prima c'erano solo dei ruderi. Cortili, parcheggi sotterranei, apertura di nuove attività commerciali hanno reso più che mai appetibile il quartiere in pieno centro città, che ora ha preso ulteriore vita con l'apertura dei nuovi passaggi pedonali che collegano via San Paolo attraverso l'archivolto dell'ex Albergo Italia con via Gilardini e Piazzetta della Legna. Siamo felici di poter restituire questa porzione di centro agli ovadesi, ha affermato l'amministratore delegato della società AIE, Andrea Pesce. Infatti, nell'ultimo weekend, alcune manifestazioni di rilievo hanno portato ad Ovada migliaia di turisti, che hanno potuto varcare i nuovi accessi ad un quartiere che ha cambiato il volto della città. E molti sono rimasti favorevolmente impressi dalla piacevole novità, dimostrandosi anche molto interessati nella visita ai nuovi appartamenti. Insomma, il sogno di tanti ovadesi sta diventando realtà. Ancora qualche rifinitura, poi le nuove aie saranno inaugurate ufficialmente. Intanto, con l'apertura dei nuovi passaggi pedonali, è già possibile viverle appieno. La cittadina, alla confluenza dell'Orba e dello Stura, oggi ha un nuovo volto. Ora a Novi Ligure, dove l'amministrazione comunale potenzierà il sistema di videosorveglianza. Sentiamo Enrico Maria. Il comune di Novi Ligure rinforza la videosorveglianza e la integrerà con varchi elettronici in grado di leggere le targhe e riprendere le immagini di tutti i veicoli in ingresso in città. Il piano è stato inoltre predisposto per essere ulteriormente potenziato con l'inserimento degli strumenti per riprendere e registrare anche le immagini dei veicoli in uscita dalla città. Questo particolare infatti è ritenuto un contributo importante per le indagini delle forze dell'ordine in caso di fughe in auto dopo gli eventuali reati commessi. L'investimento, è bene precisarlo, non vuole essere una risposta ai recenti atti di violenza registrati in città con 4 operatori delle forze dell'ordine, un carabiniere e 3 agenti della polizia municipale feriti e costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dopo essere intervenuti in 2 distinti fatti verificatisi nello stesso giorno a Novi. Altri episodi di cronaca però hanno recentemente scosso i novesi, i ripetuti furti in bar e negozi del centro e lo scippo a 2 coniugi in via dei Mille. L'intenzione dell'amministrazione comunale è ora di collocare le videocamere per memorizzare i veicoli che entrano in città. Resta ancora da decidere se oltre a collocare e controllare i veicoli in entrata in città, si memorizzeranno anche le targhe di quelli che escono. La differenza consiste nell'entità dell'investimento e questo dipende dal bilancio comunale. Ed ora in Liguria, più precisamente nel Golfo Dianese, dove sono almeno 20.000, ma forse anche di più, gli abitanti rimasti senza acqua a causa dell'esplosione di una condotta adduttrice dell'acquedotto Roia Bis, avvenuta alla foce del torrente Impero ad Imperia. Il disservizio ha interessato prima il comune di Diano Marina, che da solo fa 15.000 abitanti, poi a distanza di qualche ora anche San Bartolomeo al Mare, Cervo, fino ad Andorra in provincia di Savona, parte del cui comune è servita dal Roia. Per sopperire all'emergenza a Diano Marina sono stati consegnati 9.000 litri d'acqua e gli abitanti si stanno rifornendo con le tane. Che per ora non è ancora possibile stabilire quando potrà essere ripristinato il servizio idrico. Siamo alla pagina degli spettacoli. Un ucraino 26enne è il vincitore del 50° concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Il viceprefetto di Alessandria, Raffaele Ricciardi, ha consegnato ai fratelli Pittaluga la medaglia del Presidente della Repubblica per il lungo percorso di valorizzazione dell'importante momento musicale. Emma Camagna.
La prima volta dell'Ucraina, da cui è arrivato Marco Topkhy, 26 anni, il vincitore dell'edizione numero 50 del concorso internazionale di chitarra classica Michele Pittaluga. Si è imposto sul sudcoreano Yi Young Park, 24 anni, e sull'italiana Giulia Ballaré, di 29, Novara. Sono stati premiati in un affollato teatro alessandrino. Tutti e tre hanno affrontato la prova finale suonando brani di Ponce, Castelnuovo Tedesco, con l'accompagnamento dell'Orchestra Classica di Alessandria diretta dal maestro Paolo Ferrara. Applaudito e festeggiato pure il cinesino sedicenne Tian Yang, vincitore del Pittaluga Junior per giovani talenti. Il Presidente della Repubblica, con una medaglia, ha voluto dimostrare ai fratelli Marcello, Maria Luisa e Micaela Pittaluga, organizzatori del concorso, il proprio compiacimento per quanto fanno per la città e la musica nel mondo. Il senatore Lucio Malan ha portato il saluto del Presidente del Senato Pietro Grasso, autore della prefazione del libro stampato per queste nozze d'oro fra la chitarra e la famiglia Pittaluga. Dopo di lui lo hanno fatto molti tra i vincitori delle passate edizioni del concorso, giunti dall'Italia e dal mondo per festeggiare il traguardo raggiunto da questa manifestazione musicale che tanti sponsorizzano, Fondazione CRAL in primis. Avete l'affetto di tutta la città, siete una delle tradizioni più importanti, ha detto il sindaco Gianfranco Cutica ai fratelli Pittaluga. E quello che si è tenuto ieri in cittadella ad Alessandria è stato il raduno multiepocale di gruppi storici più grande d'Italia. Questa del 2017 era la sesta edizione. L'organizzazione del raduno è dell'Associazione Aleramica di Alessandria, in collaborazione con il FAI, il Fondo Ambiente Italiano. Lo scopo con cui nacque questo evento fu innanzitutto quello di dar vita ad un raduno di addetti ai lavori della rievocazione, un'iniziativa mai tentata fino ad allora in Piemonte, poi coronata con successo e divenuta di ispirazione per altri eventi similari. Il secondo scopo era quello di raccogliere, insieme al FAI, delegazione di Alessandria, le firme necessarie ad eleggere la cittadella luogo del cuore. Oggi, grazie anche a quell'evento, la meravigliosa fortezza piemontese si è aggiudicata addirittura il primo posto nazionale in tale classifica, accendendo di fatto la speranza sul suo graduale recupero. Un primo traguardo è stato raggiunto recentemente con il FAI nazionale, che ha devoluto 50.000 euro per la lotta all'ailanto, una pianta altamente infestante, principale responsabile del degrado della fortezza militare. Nel frattempo, tuttavia, la cittadella, nella quale è sventolato per la prima volta il tricolore italiano, deve essere costantemente manutenuta ad opera esclusiva dei volontari. Da qui la necessità di raccogliere fondi e l'idea di proseguire con questa sesta edizione del raduno. Ed oggi è la giornata dei nonni, nonni tuttofare che trovano sempre e comunque tempo per i propri figli e naturalmente per i nipoti. Una risorsa per l'Italia, ricordiamocelo. Nonna, nonno, sono tra le parole più belle da pronunciare, di quelle che scaldano il cuore. Quando si è piccoli, forse non ci si rende del tutto conto del dono grande che la vita dà quando se ne può percorrere un pezzetto insieme a loro, un tempo giovani e presi da tanti impegni, e ora anziani, ma comunque a disposizione di figli e nipoti. Sì, perché i nonni, che oggi vengono festeggiati in tutta Italia, non riposano mai. Ufficialmente in pensione, sono loro il pilastro cui si appoggiano le nuove generazioni, da cui è possibile attingere storie di vita vera. E allora, ricorrenza a parte, perché si sa, una persona è bella ricordarla e portarle rispetto non solo un giorno all'anno, ma tutto l'anno, oggi chi avrà la fortuna di avere i propri nonni accanto li abbraccerà un po' più forte e chi non potrà farlo troverà il modo di mettersi in contatto con loro, con i propri ricordi.
l'UNICEF Italia ha organizzato in tutto il paese durante il fine settimana iniziative a sostegno dei bambini sperduti, in fuga da guerre, violenze e povertà, dedicando un pensiero ai nonni, figure fondamentali nella vita di ogni bambino. In più piazze sono stati promossi laboratori incentrati sul tema della memoria, ricordati i giochi d'una volta, i mestieri dimenticati, i racconti dei nonni, musiche, balli e tante attività che riguardano le nostre tradizioni popolari. A fronte di un piccolo contributo è stato anche offerto un braccialetto personalizzato per l'occasione, dal valore simbolico, un braccialetto che rappresenta il legame fra nonni e nipoti, ma che al tempo stesso può garantire aiuto a un bambino sperduto. Anche Alessandria ha risposto a quest'appello e l'altro giorno ha aderito alla proposta UNICEF grazie agli alpini che nella sede di Via Lanza hanno illustrato e commentato le foto delle attività in tempo di pace e di guerra. Per gli alunni della scuola primaria la festa prosegue anche oggi. Al museo C'era una volta di Alessandria i bambini andranno alla scoperta dei mestieri e delle arti della vecchia città, accompagnati dai volontari e dalla direttrice del museo Elena Garnieri. E ancora, il giocattolaio Camillo Guastavigna mostrerà ai piccoli con cosa e come giocavano i loro bisnonni. E allora restiamo in tema anziani, perché la Liguria è la seconda regione per patenti over 90. Lo riferiscono i dati dell'Istat, che oltre a confermare che gli italiani sono un popolo particolarmente longevo, a gennaio 2017 gli ultra novantenni sul territorio nazionale erano 727.000, danno anche un altro numero, 60.000 i novantenni ancora al volante in Italia. La maggior parte risiedono in Lombardia, ma la Liguria si piazza al secondo posto alle spalle dell'Emilia Romagna. Forse riusciamo a dare ancora un'ultima ora che mi hanno appena portato sempre dalla Liguria. È un cacciatore che ha sparato durante una lite ad un 47enne che adesso è molto grave. L'episodio è avvenuto a Tavolara, nei pressi di Sarzana. Dopo una breve fuga il cacciatore è stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione e ora si trova in stato di fermo in caserma. Si tratta di un 59enne della Val di Magra che nel pomeriggio potrebbe essere interrogato dal PM di turno. L'ipotesi di reato seguita dai carabinieri della compagnia appunto di Sarzana e del reparto operativo della Spezia è di tentato omicidio. Secondo una prima ricostruzione il cacciatore sarebbe stato sorpreso a cacciare in una zona vicino alle case del proprietario di un terreno, un 47enne della zona. Dopo la lite avrebbe imbracciato il fucile e sparato il cacciatore e sparato un colpo che ha centrato l'addome del 47enne che dopo i primi soccorsi è stato trasportato in elicottero all'ospedale Noa di Massa. Naturalmente questa è una notizia in evoluzione. Prima di passare alla pagina sportiva vi ricordiamo che questa sera ci sarà un incontro informativo aperto alla popolazione per avvicinarsi al mondo solidale della Croce Rossa Italiana. L'appuntamento è per le 21 presso l'ex taglieria del pelo di Alessandria, dove verranno illustrati i corsi per diventare volontari della Croce Rossa. Ascoltare, amare, credere e dare è l'invito di un'Italia che aiuta e che crede nel valore dell'altruismo. Tra poco vi dicevo la pagina sportiva, parleremo della crisi dell'Alessandria, terz'ultima e ancora sconfitta questa volta dall'Arezzo, poi ancora calcio per la Serie A, due pareggi entrambi per 2-2 per Juventus con l'Atalanta e Torino contro il Verona. Il servizio è di Roberto Monteriso, poi c'è il meteo e poi ci sono le notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.